Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi iniziamo il video in maniera un po' differente. Volevo farvi vedere la sfoglia che ho preparato per fare le fettuccine, per fare la ricetta delle fettuccine Alfredo. La vera ricetta delle fettuccine Alfredo, o meglio, quella che ho trovato perché mi sono informato su internet. E questa è la sfoglia da cui nasceranno le fettuccine da fare poi burro e parmigiano. Eh sì, perché poi in realtà. Però è la cremolatura che è particolare. Esatto. Se volete la ricetta della sfoglia, io la metto nella info box, quindi dovete soltanto aprire il video e cliccare sul link della sfoglia. Guardate già che belle. Appena fatte, eh. Frischi frischi. Quindi ci vediamo tra poco con l'inizio della ricetta. Noi le tagliamo tutte e siamo da voi. Allora, come vedete sono pronte, Guardate che belle. eh? Ragazzi, fatte in questo modo non si ossidano. Spettacolo. Mi raccomando, andatevi a vedere la ricetta e soprattutto andatevi a guardare la farina che serve per fare queste tagliatelle. Come vedete rimangono belle gialle e non diventano quel grigio scuro che di solito, sai, succede perché comunque si ossidano con il tempo. Allora, andiamo ad elencare gli altri ingredienti. Le fettuccine le conosciamo già. Tanto burro, tanto infinito. Non è una ricetta dietetica. No, assolutamente no. È un burro salato di una notissima marca ed è uno dei migliori, vi posso assicurare. Quindi mi raccomando, in cottura mettete poco sale nell'acqua, ma proprio pochissimo, ok? Se usate questo burro. Se usate questo burro, se non usate il burro salato, ovviamente salate come fate di solito per salare la pasta. E del parmigiano reggiano grattugiato. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere la metà di questo burro in una padella. Adesso io lo andrò a fare a tocchettini. Nel frattempo mettiamo le fettuccine nell'acqua. Io direi di spostarci ai fornelli, così lo Sì, facciamo vedere sì, sì, direttamente. sì, sì, sì. A tra poco. A tra poco. Abbiamo appena buttato le fettuccine, tagliatelle o chiamiamole come Sì, assolutamente, perché in base alla grandezza della volete. fettuccia di pasta, poi ognuno le chiama come vuole. Qui ho messo il burro a sciogliere e andrò a cuocere le fettuccine per circa 3 minuti. Scusami, qui è metà burro. Sì, metà burro, come ho detto prima. Dicevo, andrò a cuocere le fettuccine per circa 3 minuti. Se le fate con questa farina qui, se invece le fate con la farina 000, allora basta un minuto, ok? Bisogna specificare questo. Se le comprate, seguite quelle indicazioni della busta. Se le comprate basta un minuto Un perché non minuto solo. vengono fatte con la farina di grano duro. Ok? Adesso aspettiamo 3 minuti di cottura della pasta e poi vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Allora, lasciate la fiamma medio-alta, ok? Quindi a questo punto, vedete, io ho comunque lasciato un pochino d'acqua, non le ho scolate proprio asciutte asciutte. E andiamo a girarle, mescolarle. Se avete una padella col manico lungo, risottatele, no? Facendole saltare. Beh, l'acqua di cottura in questo piatto È gioca un ruolo molto fondamentale. importante. Ah, aggiungetene un pochino. Tenetela da parte, mi raccomando, l'acqua di cottura. Aggiungetene un pochino, diciamo un 3-4 cucchiai. Questo è il piatto che ha dato la fortuna al signor Alfredo, È che vero. decise di fare questa pasta per la moglie che aveva appena partorito, per darle un po' di forza, in effetti, con tutto questo burro. E nel suo ristorante quella sera arrivarono due turisti americani che vollero assaggiarla e impazzirono e gli dissero di aggiungerla Al menù. al menù. Sì. E
Questa è la versione che ho letto su internet, poi non so se sia quella giusta oppure no. Ora aggiungiamo Altro burro, altro burro. tanto burro, ci va tantissimo burro, ragazzi. Dopo qualche giorno arrivarono due turisti americani, due attori famosi all'epoca, che impazzirono veramente per questa ricetta e regalarono al signor Alfredo, che aveva il ristorante in via della Scrofa a Roma, due cucchiai d'argento. E da lì nacque la fama di questo piatto che è diventato veramente internazionale. Poi a Roma non si chiama fettuccine Alfredo, ma burro e parmigiano. E sono diventato invece famoso con questo nome negli Stati Uniti. Diciamo che la differenza tra il burro e il parmigiano e questo burro e parmigiano è la quantità di burro che Sì, ci si sì. mette. Mai noi No, non mettiamo così tanto. così tanto burro per fare una burro e C'era un altro parmigiano. ristorante a Roma che la faceva al doppio burro ed era E simile sarà perché stata così più o comunque meno. burro prima e dopo, quindi vedete come si sta formando la cremina? È uno spettacolo. Voi tenete sempre da parte l'acqua di cottura, mi raccomando, perché dopo che avete aggiunto l'altro burro dovete aggiungere altri 3-4 cucchiai di acqua di cottura. E dovete continuare a risottare la pasta fino a che non si amalgama proprio bene bene e la cremina non diventi proprio una cremina vera e propria. Alla fine aggiungeremo anche il parmigiano. Poi ci sono tante Questa, versioni, scusa scusa, vai, amore, vai. dicevo, questo deve succedere. Questa cremina bianca qui, mi raccomando. Meravigliosa. E a questa versione poi sono state fatte altre varianti, c'è chi ci mette la panna, Gli americani ci mettono prezzemolo, panna, straccetti di straccetti pollo. di pollo anche, l'aglio, L'aglio poi. come se non ci fosse un domani proprio. Mettiamo altra acqua. Continuiamo così. Diciamo che dobbiamo risottarla per 4-5 Fino a minuti. che non vediamo che comunque. S'asciuga l'acquetta, diciamo, Esatto. no? Quindi noi ci vediamo tra poco. Sì, ci vediamo tra poco. Eccoci qua. Allora, a questo punto mettiamo l'ultima acqua. Ricordo sempre 3-4 cucchiai per volta. Spegniamo i fornelli. E mettiamo tutto il parmigiano. Meraviglia, ragazzi. Amore, scusa, vi dovresti scansare un pochino più in là, abbi pazienza. Ecco. Guardate che cremina che si è formata. Alfredo la sapeva lunga, eh? Sì, decisamente. La sapeva veramente lunga. Ok, a Ci questo vediamo. punto no, riaccendiamo i fornelli, Sì. sempre fiamma medio-bassa, facciamo asciugare leggermente Ci vediamo a tavola. e ci mettiamo a tavola. Beh, Guardate che meraviglia, ragazzi. sono cremosissime, questo c'è da dirlo, Chi eh? vuole ci può aggiungere del pepe. Come Io lo faremo aggiungerò noi? quello bianco perché mi piace più come sapore. Mamma mia, Ecco qua. ragazzi. E adesso, come ai vecchi tempi, guardate qui. Mi Toro. passa la forchetta, Sì. come ai vecchi tempi. Ne prendo poca, che Sì. è fumante proprio. Attento, amore, biscotti. Mamma mia. È stratosferica. Punto. Alfredo, complimenti, Grazie, grazie per la veramente. ricetta. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao.